sono Eleonora Iannuzzi, sono un architetto e mi sono occupata dell'efficientamento energetico della casa comunale, del comune di Calitri, siamo in provincia di Avellino. Questo immobile risale alla seconda metà del Cinquecento, è in muratura di pietra ed era destinato al convento delle monache benedettine, monache di clausura. L'amministrazione ha, diciamo, potuto quindi ambire ad un efficientamento energetico dell'immobile grazie a dei finanziamenti a livello comunitario. Per sopperire al fabbisogno di energia si è scelto di utilizzare le macchine Robur. In particolare si è scelta una macchina Robur, GAHP-GS, ad assorbimento a condensazione a metano con energia rinnovabile geotermica. Nell'ambito dell'utilizzo, diciamo, dell'energia geotermica, va precisato un aspetto. Il costo è piuttosto importante, soprattutto ovviamente per l'esecuzione delle sonde. Invece l'utilizzo di questa unità Robur consente di diminuire le lunghezze delle sonde. Il progetto definitivo prevedeva delle sonde in numero di 12. Noi, con un approfondimento di calcoli e anche un confronto di varie schede tecniche relative a varie macchine, con Robur siamo riusciti a poterne realizzare 6 di 100 metri, ovviamente, di lunghezza ognuno, con tipologia ad U. Altro aspetto che ci ha fatto preferire questo tipo di macchina è proprio l'impiego del gas, perché il gas costa sicuramente di meno dell'energia elettrica. Anzi, sappiamo bene che più si consuma energia elettrica e più costa, al contrario del gas metano, dove più se ne consuma e il costo diminuisce. Questo impianto, che è entrato in esercizio nel 2016, ha consentito di portare l'edificio dalla classe F ad una classe A+. L'impianto Robur scelto ha sostituito una caldaia a basamento a gasolio e in base ai calcoli fatti avevamo più o meno fatto una proiezione di un risparmio finale sui consumi pari a circa il 60-70%. Con bolletti alla mano, perché, come ripeto, l'impianto è entrato in esercizio nel 2016, abbiamo potuto fare un raffronto ed effettivamente c'è stata rispondenza rispetto diciamo, alla percentuale di risparmio che avevamo preventivato.